Silhouettes and your cigarette smoke on the walk home. You made me wonder, could life get better than this? Am I living in a silver screen flick? You made me wonder, could life get better than this? Am I living in a silver screen? Steps up your driveway, little twinkling lights guide the way through your door. My heart is sore from pounding so fast. I trace your back with my shaking hands. We catch our breaths as we undress. I lay it down and hold you so tight. You made me Marwan Ale è lo spazio puro. Che significa per te, se c'è una definizione di questo spazio puro? It means what it means. Just in the nothingness. It's a title from an Italian translation. Do you know the translation? Non significa nulla. È una traduzione che ha fatto per l'esibizione in Italia. Cioè lo spazio vuoto, il nulla. Spazio vuoto dentro, no? Fare spazio. Nelle tue opere ci sono delle figure femminili appena delineate, perché poi il vero protagonista è il colore. Spesso è presente un angelo con una sola ala, ha un preciso significato oppure è sempre frutto di questa tua volontà di non essere compreso e non decifrato? The female figures comes from my love to my mother. Nature, grew up in a garden, the feminine inside of me, this is where it's coming from. The wings, most of the time when I paint, I don't have an idea. It just comes to me. And often comes one wing, I don't know why. I don't have a specific meaning. It's really up to whoever see the work to interpret the way they feel it's right for them. Simply I don't have a plan before I paint, it just comes to me. La figura femminile praticamente è l'amore per la madre, per sua mamma e per la madre terra e per il femminile, che è la parte femminile che lui ha dentro di sé. Per quanto riguarda l'angelo, le ali, non c'è un preciso significato. Quando lui dipinge, sente, gli arriva questa ispirazione, è come se qualcosa dall'alto arriva dentro di lui e non ha un significato preciso. Lui non decide prima che cosa dipingere, mentre dipinge ha l'ispirazione. L'introduzione al catalogo curato da Aniello Ertico è Nessuno tracci la rotta, per una mostra intitolata Lo spazio puro. Che significa? Se c'è un significato. Significa che è possibile nell'esperienza esistenziale di tutti i giorni prevedere un'alternativa ai viaggi già scritti. In questo senso, rispetto alla cifra artistica di Marwan Ale, scopriamo davvero un tentativo importante di offrirci un'alternativa a un impressionismo già visto. Nelle opere di Marwan Ale non esiste un orizzonte declinato, non esiste un figurativo preciso, non esiste nemmeno una prevalenza del colore sulle immagini. Per questa storia non esiste una narrazione, esiste un attimo, è un frammento
in questo frammento è possibile sviluppare delle narrazioni esistenziali molto soggettive, quindi è una cifra artistica che conferisce a chi ne fruisce una grande libertà anche di emozionarsi senza una traccia e senza una matrice già data. Qual è la sfida che si pone una galleria d'arte dal titolo Portacieli, denominata Portacieli, in una città come Venosa, dall'importante contesto storico? Che sfida ti poni? Dove vuoi arrivare? Il nome Portacieli è chiaramente un omaggio a San Michele Arcangelo, quindi in qualche modo celebra anche la nostra vocazione a promuovere una sezione della galleria che è una sezione d'arte sacra. Portacieli quindi di per sé può rappresentare anche la nostra disponibilità ad avere porte aperte a ciò che non conosciamo. È la massima virtù, secondo me, di una realtà culturale è quella di non dare nulla per scontato e di non dare per scontate conoscenze, anche perché l'arte è un oceano infinito, la cultura è un oceano infinito. È un contenitore che vale niente se non è in grado di ospitare manifestazioni altre rispetto a quelle già sperimentate, quindi sicuramente molta ricerca. L'importanza dell'arte in una città come Venosa nel 2016? L'importanza dell'arte non è solo nel 2016, l'importanza dell'arte è sempre a Venosa, ma non solo a Venosa. Penso che Venosa possa essere l'espressione dell'arte in assoluto, anche perché è una città d'arte, ha avuto uomini d'arte, ha tante caratteristiche per cui l'arte possa essere un'espressione di vero rilievo nella nostra città. Grazie. E il sostegno delle istituzioni a queste iniziative, mi è sembrato di capire, non è assolutamente un sostegno così formale, ma è un sostegno reale. Dove si fa poi questa selezione e perché tra le tante attività culturali e realtà culturali del territorio? Vedete, oggi io parlo per il mio paese in modo particolare. Le istituzioni possono dare un supporto, e se parliamo di un supporto economico diventa un supporto difficile, anche se poi in una pianificazione organizzata si può realizzare anche un supporto economico. Innanzitutto praticamente bisogna dare un supporto nei termini di credere in ciò che viene promosso. Poi a quello può seguire un supporto economico e un supporto anche di altra natura. Io penso che il direttore di Portacieli possa essere testimone di che supporto gli ho dato io anche per altri motivi, che possono essere anche motivi di piccolissima natura, però che sono motivi che possono essere molto importanti a sostegno di ciò che lui vuole fare.